Era il deputato Lupi. La richiamo all'ordine, deputato Crippa. Ho già detto che non le davo la parola su questo. Allora, deputato Lupi, prego. Grazie, signor Presidente. Mi sembra, signora Presidente, che quanto stia accadendo dimostra che di quello che è successo il 18 marzo scorso e che ha visto 24 morti, 45 feriti nell'attentato al Museo di Tunisi, 100 turisti italiani... Mi scusi, per favore, Villa Rosa, deputato, deputato Rabino, deputato Rabino e deputato Villa Rosa, per favore. Allora, deputato Villa Rosa, può andare al suo posto, per favore? Possiamo evitare che ci siano contatti fisici tra deputati? Allora, c'era il deputato Lupi che stava facendo il suo intervento. Allora, chiedo scusa anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle, siccome avete introdotto alcuni colleghi un giusto confronto riguardo a quello che è accaduto oggi con l'arresto del presunto terrorista, credo che poi potremo ovviamente affrontare, come ha detto la signora Presidente, in altra sede. Però credo che l'Aula non sia proprietà di nessuno, stiamo confrontandoci su un tema serio posto, credo, e parto dal mio intervento ribadendo che quello che sta accadendo qui in Aula e le parole irresponsabili del collega del Movimento 5 Stelle dimostra che quello che è successo il 18 marzo scorso, un gravissimo attentato terroristico che ha visto 24 morti, 45 feriti, 4 morti italiani, 100 turisti italiani presi in ostaggio, interessa poco. Così come interessa poco quello che noi allora avevamo chiesto tutti all'unanimità, di fermare i terroristi, di catturare i colpevoli e di fare azioni che permettessero di prevenire e di evitare che la furia terroristica e ideologica potesse provocare in Italia come nel mondo altre vittime.